al Fausto Coppi di Ruvo per la seconda giornata del campionato di promozione Girone A. In campo il Corato ospita il Canosa, si gioca a porte chiuse qui a Ruvo a causa della squalifica del campo comunale di Corato, una giornata dopo la partita dei playoff dell'anno scorso contro lo Spinazzola, squadre che stanno scendendo in campo. A breve andremo a dare le formazioni ufficiali con i due 11 in campo. Una partita particolare, ci sono tanti ex, soprattutto per quanto riguarda il Canosa, con il tecnico Mimmo Leonino che ha ricoperto il ruolo di allenatore a Corato per una stagione e mezza. In campo anche diversi ex, da quelli di vecchia data, parliamo di Pasculli, di Abruzzese, a quelli più recenti, Landini, D'Aluiso e Sillà, che hanno fatto parte della squadra che ha raggiunto la finale playoff con l'Unione Calcio Bisceglie due anni fa. Tra l'altro sia D'Aluiso che Landini hanno fatto parte della squadra l'anno scorso per un breve periodo, la squadra che l'anno scorso militava in prima categoria. Ricordiamo, siamo su www.eventiindiretta.it con questa gara importante, anche se siamo ancora alla seconda giornata, però Corato che almeno per quanto riguarda i pronostici di avvio stagione è una delle squadre candidate alle prime posizioni. Canosa che con Mimmo Leonino invece punta anch'essa alla zona playoff. Allora andiamo a leggere le formazioni, prima però dovrebbe esserci il minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Azeglio Ciampi, l'ex Presidente della Repubblica, morto due giorni fa. Allora squadre che si schierano attorno al cerchio di centrocampo per il minuto di raccoglimento che andremo a seguire con gli atleti e con i pochi presenti qui al Fausto Coppi di Ruvo. Mentre si sentono in lontananza i tifosi del Corato che comunque non fanno mancare il proprio apporto. Osservato il minuto di raccoglimento in memoria, come dicevamo, di Carlo Azeglio Ciampi. Allora andiamo a leggere le formazioni, partiamo dal Canosa con Savio Camerino in porta. Savio Camerino, coratino doc, ha fatto parte anche della formazione neroverde in passato, poi esterni di difesa Calefato e Landini, centrali Abruzzese e Compierchio, D'Aluiso e Sillà al centrocampo, sulle corsie esterne di Molfetta e Caputo con Pasculli, dietro l'unica punta Lombisani, dall'altra parte invece Simone, tra i pali Schirone e Pasqua di Bisceglie, due esterni di difesa Lopes e Asselti i centrali, a centrocampo Zingaro, Marolla, Riontino e Lomuscio, Scaringella e Cesario di punta. Le panchine, il Canosa con Lovino, Zitoli, Lacerenza, Vecchigno, Farid, Da Silva e Di Francesco, problema fisico per lui, non ancora pronto per entrare in campo, un problema al collaterale del ginocchio per l'attaccante di Cerignola. Dall'altra parte invece il Corato con Leuci, Cannillo, Lops, Domenico, Cardinale, Di Chio adesso e Raffaele Cipri, due tecnici come detto, da una parte Mimmo Leonino per il Canosa, per il Corato invece il tecnico è Vito Fanelli. Arbitro dell'incontro sarà Antonello Giordano di Bari, Marco Colecchia di Bari, Giuseppe Insabato, anche lui di Bari, i due assistenti. Allora siamo pronti per assistere a questa gara tra il Corato e il Canosa, una gara che come dicevamo è particolare per via dei tanti ex, li abbiamo citati, abbiamo raccontato di Camerino, di D'Aluiso, di Lamin Sillà, l'anno scorso l'Unione del Calcio Bisceglie con Pasculli, squadra rinnovata e che segue un po' quello che le indicazioni anche dal punto di vista del gioco, di quello che ha fatto vedere il tecnico Mimmo Leonino a Corato.
ha voluto con sé appunto giocatori che conosceva, tra l'altro tra questi andiamo a citare anche il centrale di difesa Compierchio, che ha provato a portare a Corato 2 anni fa, l'ha avuto al Celle San Vito. E allora tutto pronto per l'avvio della gara, Corato che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in casacca nero-verde, la classica, rosso-blu invece il Canosa. Tutto pronto, si parte in questo momento con il primo pallone di D'Aluiso sulla corsia esterna dove c'è Caputo, palla per Pasculli, dentro per Lombisani, Lombisani che ha segnato una delle due reti nell'ultima gara giocata dal Canosa contro lo Spinazzola. Riontino, palla per Cesario, parte dalle retrovie, l'attaccante ruvese gioca in casa praticamente, la finta su D'Aluiso, prova a calciare col sinistro, trova il corpo del centrocampista di Barletta, ancora Corato con Riontino, palla poi su Marolla, anzi era Schirone il giocatore che ha toccato, ha messo il pallone fuori. Corato che cambia invece volto rispetto alle uscite precedenti, dove ha perso 3-1 in Coppa con il Molfetta, tripletta di Sabino Terrone che risponde al gol di Scaringella, invece 1-0 nella gara sospesa però in avvio di secondo tempo contro il Reali City, perdeva 1-0 la squadra di Mister Fanelli, la rete di Lombardi aveva portato avanti i Downi. Nel primo tempo Landini, scambio con Caputo, il lancio di Landini, cerca Lombisani, il colpo di testa da parte di Asselti, controllo col petto di Riontino. Palla sulla corsia di sinistra dove c'è Michele Schirone, il lancio di Schirone verso Scaringella, lo stop di petto di Scaringella, davanti a lui, anzi alle sue spalle c'è Compierchio. Si alleggerisce del pallone l'attaccante, poi Schirone, ultimo tocco rosso-blu, rimessa laterale per il Corato. Si va avanti Scaringella, il tocco per Schirone, un cross in mezzo, un passo indietro per Cesario, c'è l'intervento di Abruzzese, Riontino recupera il pallone quasi involontariamente, stava innescando lo scatto di Lombisani, attaccante calabrese della formazione canosina. Con le mani Schirone, tocco da parte di Scaringella, ancora Schirone. Si fa sentire già la voce che sicuramente i tifosi coratini riconosceranno, di Mimmo Leonino in panchina. Lombisani alza la testa, va a cercare Caputo. Pier Simone va a bloccare. E allora può ripartire il Corato, lo fa con Alessandro Marolla, protagonista l'anno scorso di un'ottima stagione col Giovinazzo. Sempre in promozione nonostante la retrocessione dei biancoverdi. Colpo di testa di Abruzzese. Lombisani prova a gestire il pallone, c'è il contrasto con Marolla, il fallo, il calcio di punizione per la formazione ospite, se l'è conquistato Lombisani. Passati appena 3 minuti, gara che comunque sembra già tratta nel vivo. Pasculli, il lob morbido per Lombisani, può gestire il pallone Lombisani, ma c'è la bandierina alt dell'assistente numero 1 Marco Colecchia di Bari, subito sull'asse Pasculli Lombisani, il Canosa con il numero 10 che, come dicevamo, ha militato nel Corato periodo di Lotito, per un breve periodo però, provato il suggerimento con un bel lob. Dall'altra parte il Corato si fa vedere con Scaringella, è andato a chiudere Lamin Silla. Silla uno dei giocatori più apprezzati dal Corato nel periodo in cui ha giocato in nero-verde 2 stagioni fa, portato in dote anche un buon numero di reti. Silla Corato aveva siglato la bellezza di 8 reti da centrocampista centrale, però apprezzato soprattutto per il passo. In una delle annate migliori del Corato degli ultimi anni, palla di Marolla esterna a destra dove c'è Lomuscio, può partire Lazzaro Lomuscio, alza la testa, sbaglia completamente il cross, apre troppo il piattone, palla che termina oltre Savio Camerino, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Canosa. Già provato Lazzaro Lomuscio, il bitontino, tra l'altro uno dei giocatori già allenati da Mister Leonino, anche lui protagonista di un'ottima stagione quell'anno,
giocava esterno alto a sinistra. Si fa sentire intanto Pietro Simone, il lancio di Camerino, palla nei pressi del cerchio di centrocampo, Marola di testa, Lamina Silla aggancia il pallone, può scambiare con Pasculli, subito il pallone a destra per Di Molfetta, il giovanissimo esterno alto del Canosa, treggia e serve il numero 2 Calefato, ultimo arrivo dal Canosa, fallo intanto ai danni di Michele Schirone, sarà calcio di punizione per la formazione di Vito Fanelli. Calcio di punizione, batte Michele Riontino, il pallone verso Scaringella, colpo di testa di D'Aluiso, poi Pasculli di petto, prova ad addomesticare il pallone, riconquista la sfera Scaringella, partito a sinistra Zingaro, non si completa lo scambio, Abruzzese, palla addosso a Di Molfetta, il pallone viene poi fermato dal fischio dell'arbitro, pallone che è uscito, rimessa laterale per il Canosa. Proteste da parte di Michi Scaringella. Lops alza la testa, cerca Cesario, Abruzzese, anche lui di testa, palla nei pressi di Silla. Silla che va giù nel tentativo di colpire di testa, si rialza però il senegalese di Kaolack. Anche lui scoperto da Mimmo Leonino al Celle San Vito, una storia curiosa alle spalle, vedremo se riusciremo a raccontarvela, quella dell'approdo di Silla al Corato, Lombardo, con Pierchio, Asselti cede su Lombisani, calcio di punizione. Si alza il Canosa con Abruzzese pronto a calciare. Palla vicino a D'Aluiso. Silla. Landini di prima intenzione su Pasculli, lo stop, lo aiuta Silla, palla addosso a Marolla. Con Pierchio. D'Aluiso. Calefato. Di testa a Selti. Ancora Calefato. Riontino. Poi Scaringella prova a usare il corpo su Compierchio, riesce a servire Cesario, Cesario in mezzo di prima intenzione, sul secondo palo arriva Zingaro, c'è la chiusura da parte di Calefato, calcio d'angolo, primo sussulto della partita, 7 minuti, quasi 8, il nostro cronometro. Calcio d'angolo, battuto, palla colpita di testa da Compierchio, alza D'Aluiso, arriva Lops, un po' di confusione tra lui e Riontino, poi gira bene Marolla sulla corsia di sinistra, non aggancia Zingaro, palla che termina fuori. Va a battere con le mani Gabriele Calefato. Si avvicina Di Molfetta, palla lunga dove ci sono solamente giocatori del Corato, Lomuscio e Marolla un po' in confusione, vado io, vai tu, alla fine il tocco di Lomuscio viene deviato da un giocatore del Canosa, rimessa laterale, rimane in attacco la squadra di Fanelli. Riontino, Schirone, palla messa in mezzo, prova ad addomesticare Scaringella, cioè il fallo in attacco del Corato, battuto da Luiso però non nella posizione dell'irregolarità, allora batte Camerino, questo calcio di punizione subito, vicino a lui c'è Compierchio, Compierchio per Silla, errore di Silla
dal pallone profondo recupera la sfera il senegalese, che può andare con le sue note ampie falcate. Pasculli, Silla, non si chiude la triangolazione, poi Silla, ma c'è il pallone fuori, l'ultimo tocco di Lamine Silla, rimessa laterale per il Corato. Trascorsi i primi 10 minuti, ancora 0-0, come potete vedere dalla grafica in sovrimpressione, tra il Corato e il Canosa, seconda giornata del campionato di promozione, girone A, Lomuscio, Marolla, ancora Lomuscio, palla che arriva a destinazione su Beppe Cesario, sbaglia però il passaggio, abruzzese, da Luiso. Pallone profondo per Lombisani, Asselti, riesce a mettere il pallone fuori. Gara piuttosto equilibrata in questi primi 10 minuti con Canosa e il Corato, che non hanno sviluppato ancora azioni da gol importanti, però entrambe si sono fatte vedere dalle parti di Simone da una parte, di Camerino dall'altra. Palla toccata da Calefato verso Di Molfetta, ancora Calefato, palla centrale da Luiso. Errore qui sul tocco di Pasculli, Riontino, Schirone, Riontino, lancio verso Cesario, viene Calefato, il tocco di testa di Abruzzese, che conquista la rimessa laterale facendo rimbalzare il pallone addosso a Michi Scaringella. Tanto iniziano a cambiare i risultati nel girone A del campionato di promozione. 1-1 tra Ascoli Satriano e Fortis Altamura, mentre vantaggio Trulli e Grotte Castellana contro il Monte Sant'Angelo, ha segnato Daddato. Marino Faliero, giocatore che ha segnato per la Fortis, non è ancora noto invece il marcatore della formazione dell'Ascoli Satriano. Intanto comincia a piovere sul sintetico del Fausto Coppi di Ruvo. Colpo di testa di Riontino. Lomuscio. Il tocco di Cesario verso Scaringella. Cesario prova a calciare, palla che viene deviata da Abruzzese. L'arbitro concede la rimessa dal fondo, anche se da questa posizione è sembrato netto il tocco di Abruzzese, piuttosto netto, palla che è stata letteralmente deviata dal difensore centrale. Proteste da parte di Scaringella, che protesta, ora arriva anche l'ammonimento solo verbale da parte di Antonello Giordano di Bari nei confronti dell'altro attaccante, Beppe Cesario. Il rilancio di Camerino, colpo di testa di Lombisani, scusate, il pallone per Schirone. Lops, Corato senza i due difensori centrali, che sono Cannillo, ancora a corto di preparazione, siede in panchina. Manca anche Cafagna, tra l'altro un ex, ha giocato l'anno scorso col Canosa, cioè ha giocato anche 2 anni fa. Cafagna, che invece è squalificato al pari di Genchi. Con le mani Calefato, l'arbitro fischia, questa volta si dirige verso la panchina del Corato. Proteste che credo siano ancora relative al tocco di Abruzzese. Si può tornare a giocare con la rimessa laterale per il Canosa, Calefato di testa, Marolla. Riontino allunga per Scaringella, 3 tocchi Scaringella, provato a calciare, proteste qui dalla tribuna, però
sembrato un semplice contrasto, palla per Cesario, posizione regolare, sembrava regolare. C'è la bandiera alta dell'assistente numero 2, del signor Giuseppe Insabato di Bari. Canosa che è ripartito, Pasculli, palla sulla corsia di destra, troppo lunga per Calefato, palla fuori. Ovviamente senza rallenti, difficile valutare la posizione perché erano due gli attaccanti che partecipavano all'azione, ha lasciato Scaringella, ha lasciato passare per Cesario, bisogna valutare ovviamente la posizione di Beppe Cesario sul lancio del Corato. Ma torniamo in cronaca diretta con il pallone gestito da Luiso, di testa Scaringella, palla alzata di testa dall'attaccante coratino, due stagioni per lui a Gravina, palla per Cesario, si distende il Corato, Cesario prova a convergere verso l'interno, palla sull'esterno per Scaringella, stop and go di Scaringella che poi inciampa sul pallone, ultimo tocco di Compierchio, ritorna sulla sfera Scaringella che se la prende anche con se stesso, è scivolato sul sintetico, si disimpegna bene Giuseppe Pio Compierchio. Calcio di rinvio per il Canosa, trascorso il primo quarto d'ora. Pasculli sbaglia, Zingaro, poi Cesario calcia di prima intenzione, ci mette la mano Camerino, non si fida della conclusione dell'attaccante ruvese, palla che sembrava destinata ad uscire dallo specchio, preferisce mettere la mano bassa il portiere coratino, sarà calcio d'angolo. Schirone dalla bandierina, palla all'interno dell'area, il colpo di testa da parte di Asselti, capitano ha provato a cercare l'angolo basso, ancora una volta Camerino, questa volta era nello specchio, si batte questo calcio d'angolo rapidamente, palla di Marolla in aria, Lomuscio aggancia, prova la rovesciata, c'è l'intervento di Lombisani, Pasculli riparte in contropiede il Canosa, il libero a sinistra Caputo, prova il lancio Pasculli, Simone troppo largo, Caputo un bel momento della gara con le squadre che stanno affrontando a viso aperto, occasioni due per il Corato, prima più una voglia di sicurezza per Camerino, la seconda una bella parata dell'estremo difensore sulla conclusione aerea di testa di Antonio Asselti. Lamin Sillà, a sinistra c'è Landini, terzino tranese in lungo linea su Pasculli, il pallone dentro Asselti, poi Pasqua di Biceglie lotta con Pasculli, tocco braccio di Pasculli, per l'arbitro non c'è il fallo, però Pasculli mette il pallone dentro, c'è il tocco, l'ops di testa, Lomuscio, Pasqua di Biceglie fischia l'arbitro. ...18 minuti di gioco, 0-0 il punteggio qui al Fausto Coppi di Ruvo tra il Corato e il Canosa, ricordiamo diretta www.eventiindiretta.it, sui nostri canali anche la promozione calabrese con Cotronei contro il Roseto Capospulico, Juvenile Roseto, c'è lo Spinazzola invece sul neutro di Canosa, o meglio gioca Canosa per l'indisponibilità del campo di Spinazzola. Silla, Calefato, Lombisani, cerca di molfetta l'uscita di Simone, che ha già dimostrato buone qualità, l'anno scorso ha giocato in Serie C nella Berretti dell'Andria, due anni fa invece si alternava con Cilumbriello tra i pali della Gravina, con Scaringella che ora subisce fallo, pronto il primo giallo
giallo per Landini, prima ammonizione dell'incontro, ammonito Beppe Landini. E calcio di punizione interessante, andiamo a vedere chi andrà a calciare, chi andrà sul punto di battuta. Sono 20 minuti trascorsi, occasione per il Corato con questo calcio di punizione nei pressi della lunetta dell'area di rigore. C'è Riontino, c'è Marolla, si allontana Cesario, c'è Schirone, Schirone che in tantissime occasioni, soprattutto con la maglia del Corato, ha dimostrato di essere un ottimo calciatore sulle punizioni. Schirone che ha vestito la maglia del Corato per la prima volta praticamente 10 anni fa. Rimangono sul punto di battuta sia Schirone che Marolla. Col sinistro del terzino favorito su Marolla. Vediamo un po' chi batterà, i due sono vicini. Ancora posizione della barriera per Camerino. Si fa sentire Camerino per il posizionamento della barriera. Schirone e Marolla. 21esimo minuto, parte Marolla, la fitta per Schirone, la palla che passa, Camerino, basso, neutralizza la conclusione del terzino che è riuscita a bucare la barriera del Canosa. Riontino, Lops, si libera del pallone, palla su Da Luiso. La Mensilla, Abruzzese, Landini, lungolinea per Caputo, si trascina il pallone fuori, uno dei tre under la formazione canosina. Riontino allarga su Schirone, Riontino, Da Luiso, di testa Lops, allunga Zingaro con Pierchio. Non c'è il fallo su Compierchio, Cesario verso Scaringella, la chiusura precisa e chirurgica di Antonio Abruzzese. Calcio, anzi rimessa laterale. Rimessa laterale per i Nero Verdi con Michele Schirone, molto attivo sull'out di sinistra. Accorcia Scaringella, ancora Schirone, riesce a far passare la palla Silla, poi Marolla, tocco d'esterno, mette in moto Pasqua di Bisceglie, Landini supera il terzino, poi Marolla da lontano mette il pallone oltre la linea laterale, Beppe Landini con le mani andrà per il Canosa. Pasculli di petto per Landini, palla verso Lombisani, c'è il fallo di Lombisani. Riontino fa sfilare Scaringella, Cesario, Lomuscio, Pasqua di Bisceglie, Cesario di testa verso Scaringella, un po' sorpresa questo passaggio di Cesario, non legge l'iniziativa del compagno Michi Scaringella, la palla che scavalca anche l'attaccante Coratino, termina fuori. Batte Camerino. Di testa Riontino, c'è il fallo su Riontino, calcio di punizione per il Corato. Michele Riontino, Lomuscio, tocco di Caputo,
Lombisani messo giù da Lopes, non c'è fallo, Lopes si rialza, serve in profondità, Scaringella però fondo di gioco sintetico che con un po' di pioggia fa schizzare il pallone, palla che accelera, termina la sua corsa oltre la linea di fondo. Colpo di testa di Zingaro, poi Abruzzese con Pierchio, Riontino, da Luiso, Di Molfetta lungo il pallone per Davide Di Molfetta, rimessa laterale, Scaringella, Lomush, Caputo e Lomush a duello, lo vince Caputo il duello, poi spara il pallone lontano Caputo, Corato che rimane nella metà campo del Canosa. Pasqua di Bisceglie, Lomush, un po' leggero questo retropassaggio di Lomush, Asselti prova a metterci una pezza, riesce a tenere il pallone in campo, almeno così sembrava in un primo momento, la palla termina fuori, rimessa laterale per il Canosa. Tanto l'Omnia Bitonto in vantaggio, a Molfetta la rete di Pepe Lacar al 20°, pareggio anche del Monte Sant'Angelo, la rete di Guerra 1-1 contro il Trulli e Grotte, 0-0 ancora tra Orduna e Polimia. Questi alcuni aggiornamenti dagli altri campi della promozione Girone A. Camerino, da Luiso, Pasculli, Asselti, Marolla, Silla, Di Molfetta, Calefato, Lombisani non tocca il pallone sul duello aereo con Lopes, dall'altra parte il tocco di testa di Compierchio, poi Cesario riesce in qualche modo a conquistare il corner. Calcio d'angolo per il Corato, continua a piovere sul Coppi di Ruvo mentre ci avviciniamo alla mezz'ora, 27 i minuti di gioco con lo 0-0 ancora fermo qui al Coppi di Ruvo tra il Corato e il Canosa. Calcio d'angolo affidato sempre a Michele Schirone, si avvicina allo Muscio, andrà invece con il calcio d'angolo in aria il Corato, allontana Silla, occhio a Riontino, può andare a calciare, in qualche modo scivola Michele Riontino, è riuscito comunque a toccare la sfera, riparte il Canosa con Landini sull'out di sinistra, in mezzo c'è Caputo, prova a vederlo Landini, palla fermata dall'intervento di Marolla, Corato che riconquista il pallone, palla centrale, Lomuscio riesce a superare da Luiso che commette fallo, chiede scusa da Luiso e Lomuscio che hanno giocato insieme proprio a Corato. Perde il pallone la formazione nero-verde, riconquista però con Zingaro, Riontino, Marolla, tocco di Silla, Caputo, Landini, Silla, Landini verso Lombisani, Silla, Caputo, c'è il fallo di Lomuscio su Lamin Silla. Ora il Canosa si riversa nella metà campo del Corato, palla di Compierchio verso da Luiso, per vie centrali da Luiso, buona l'apertura in direzione Caputo, c'è lo spazio per andare al cross, lo effettua Caputo sul secondo palo, arriva Di Molfetta che riesce a rimettere il pallone al centro, ma il tocco è debole, lontano Lombisani, blocca Pietro Simone,
a Selti per Pasqua di Bisceglie, vicino a lui c'è Riontino, lo scambio tra i due. Ancora Pasqua di Bisceglie, cerca ancora il passaggio lungo, Scaringella con Pierchio, con grande esperienza. Giuseppe con Pierchio. Con Pierchio che in promozione 3 anni fa mise a segno ben 11 reti per un giocatore che può fare sia il ruolo di difensore centrale che quello di centrocampista, sicuramente uno score importante, 11 reti con la maglia del Celle San Vito. Parliamo della stagione 2013-2014, quella che vide in panchina la seconda parte della stagione la presenza di Mimmo Leonino. Lomuscio vince il duello con Landini, però il pallone è troppo lungo. Rimessa laterale per il Canosa, siamo oltre il 30° minuto. Asselti, palla verso Riontino, schiaccia con Pierchio, Landini, Asselti, Lops, tiene il pallone Zingaro, Schirone, palla verso Scaringella, da solo con Abruzzese, Abruzzese interviene con il piatto, Marolla, Lombisani molto bravo a riconquistare il pallone, però c'è Lomuscio in agguato, palla verso Scaringella, buona la sterzata di Scaringella, in mezzo a due prova a far passare il pallone, non riesce a passare su Landini, ancora Scaringella, si riconquista la sfera, Pasqua di Bisceglie di prima intenzione al centro, il pallone finisce in aria, lo scontro tra un giocatore del Canosa e Cesario. Fischia l'arbitro, rimasto giù. Cerchiamo di capire di chi si tratta. O con Pierchio o Califato. Dovrebbe essere proprio con Pierchio il giocatore che è terminato giù nello scontro. Intanto vediamo se sono cambiati alcuni risultati nel campionato di promozione. Non sono cambiati, rimane in parità il punteggio tra Trulli e Grotte. Vi abbiamo detto prima del vantaggio dell'Omnia Bitonto sul Molfetta, fuori casa la rete di Pepe Lacarra, uno dei giocatori più importanti del mercato dell'Omnia, giocatore abituato ovviamente ad altri palcoscenici. Pepe Lacarra sfiora l'occhiello almeno per quanto riguarda il reparto offensivo per la squadra di Benny Costantino. Si è rialzato con Pierchio, palla restituita da Luiso al Corato, la palla su Simone. Lops, Schirone, la fiondata verso Scaringella, lo scambio con Cesario, prova a calciare Cesario, la palla di poco fuori, vicino al gol Corato, 33° minuto con questo diagonale di Beppe Cesario. Ovviamente si deve affinare il feeling tra l'attaccante ruvese e il coratino. Questo ovviamente punta a fare il tecnico del Corato, Vito Fanelli. Colpo di testa da parte di Lomuscio, Landini, Lombisani, Lops, Riontino, Marolla, da Luiso. Lancio ancora verso Lombisani, l'intervento di Asselti, dietro c'è Pasculli, può andare a calciare Pasculli,
ci prova Pasculli, un po' sbilanciato al momento della conclusione, non riesce a impattare precisione il pallone, palla che termina alta sulla traversa, occasione per il Canosa che risponde così al Corato dopo appena un minuto. Sempre più grigio il cielo qui su Ruvo di Puglia, sede come detto della partita odierna con il Corato che doveva scontare una giornata relativa ai playoff, alla finale playoff dell'anno scorso contro lo Spinazzola, che ha visto il Corato vincere contro la squadra di Schiavone. Simone, occhio ora soprattutto al terreno di gioco che potrebbe regalare sorprese per gli attaccanti, dispiaceri per i due portieri. Landini riesce a far rimbalzare il pallone sul corpo di Pasqua di Bisceglie. Con le mani Landini riesce a servire con un fendente di Molfetta, ma riconquista il pallone del Corato, lo fa con Schirone sull'out di sinistra, pallone centrale su Cesario, il tocco di Cesario, Scaringella, buono il controllo di Scaringella che poi butta giù il centrale difensivo Antonio Abruzzese, difensore centrale dell'Andria, compagno di squadra di Riontino nella stagione della promozione dell'Andria dall'eccellenza tramite playoff alla Serie D. Landini, Lamin Silla, passaggio centrale per l'assistente numero uno, per il signor Colecchia di Bari, la posizione di Molfetta è irregolare, allora calcio di punizione per il Corato, Fabio Lops, Schirone, Lops, Riontino, Schirone, il duello con Cesario, tra Cesario e Abruzzese, Zingaro, Abruzzese, Marolla, Cesario, tocco esterno per Lomuscio, si fa sorprendere dal terreno di gioco, poi Abruzzese in qualche modo da Luiso, l'uomo a protezione della difesa, centrocampo, un po' di caos nell'area del Canosa. Abruzzese riesce ad allargare su Landini, Landini mette fuori, rimessa per il Corato, Pasqua di Bisceglie subito centralmente per Riontino, dietro il pallone per Fabio Lops, Asselti, da Luiso, Marolla, ancora da Luiso, Caputo, palla per Lombisani, c'è il tocco forse col braccio di Lombisani, fischia probabilmente per questo l'arbitro, fischietto barese. Riontino, Schirone, non passa la sfera, buona la copertura di Calefato su Zingaro. Gabriele Calefato, dicevamo ultimo acquisto, l'anno scorso ha militato per metà stagione alla Sud-Est, per l'altra metà al Bitonto, sempre in eccellenza. Un buon tassello sulla corsia di destra per Mimmo Leonino. Ancora una pausa da parte dell'arbitro. Si dovrà recuperare qualcosa. Intanto risultato che arriva da al campo dell'Ordona, Ordona 0, Polimnia 1, rete di Giannuzzi. Fino a questo momento risultati: Ascoli Satriano, Forti Saltamura 1-1, Corato Canosa 0-0, Nuova Molfetta, Omnia Bitonto 0-1, Spinazzola Rutilianese 0-0, Puglia Sport, La Terza, San Marco 0-0, Ordona Polimnia 0-1, Trulli e Grotte, Monte Sant'Angelo 1-1, Virtus Bitritto, Reali City 0-0. Questi
sono i risultati momentanei a qualche minuto, circa 5 dalla fine del primo tempo. Marol, Pasquale Biceglie, Asselti, Cesario, Scaringella, lo scambio di titolare, arriva il tocco di Silla, poi è rimasto giù Beppe Cesario, attaccante ruvese a terra, c'è bisogno del staff medico del Corato che interviene subito sulle gambe dell'attaccante, forse più che un problema alle gambe vediamo che si tiene la parte bassa del ventre, forse in un contrasto Beppe Cesario. Cesario che è tornato a Corato dopo aver giocato in diverse squadre tra Eccellenza e Serie D, aveva vinto il campionato col San Severo qualche anno fa, poi la riconferma del presidente Marino che stravedeva per l'attaccante ruvese anche in Serie D, dopodiché Molfetta, Trani. Cesario che aveva vinto col Corato il triplete nella stagione 2010-2011. Un risultato importante, lo ricordiamo, in coppia con Corrado Uva. Era la prima stagione della gestione di De Gennaro come presidente della squadra. Arrivò il famoso triplete con la vittoria in coppa col Crispiano a Monopoli, la vittoria del campionato, tra l'altro arrivata proprio col Canosa. E poi la Supercoppa vinta con il Maglie, Landini. Buono il break di Scaringella, Lomush, Cesario, il tocco ancora a terra, Lomush, calcio di punizione, questa volta di Compierchio il fallo, un duello che si rinnova, quello tra Compierchio e Cesario. Si tocca la caviglia, Beppe Cesario. Intanto si scalda un po' l'atmosfera, Lombisani, la numero 9 del Canosa, si dirige verso la panchina del Corato. Viene allontanato da un altro giocatore nero-verde, si avvicina alla panchina anche l'arbitro. Arbitro che nei pressi della panchina c'è il rosso. Un rosso, vediamo chi è il destinatario del rosso. Non sappiamo se il rosso è stato indirizzato verso un giocatore della panchina del Corato, verso un dirigente, giallo anche per Lombisani, si accende un po' il clima, giocatori del Corato a colloquio con il direttore di gara e ora sicuramente si allontanerà dalla panchina il destinatario del rosso. Giallo intanto per Lombisani, che è il secondo ammonito dei giocatori in campo dopo Landini. È stato estratto un rosso, quindi un componente della panchina dovrebbe lasciare il terreno di gioco. Ora cerchiamo di identificare, dovrebbe trattarsi forse di Domenico Lopes. Domenico Lopes, quindi il giocatore espulso dalla panchina.
faccia a faccia con Lombisani. Lombisani ha ammonito, espulso Domenico Lopes, una carta che poteva essere importante visto che comunque prima della gara era in ballottaggio con Lomuscio a destra, quindi ammonito Lombisani, espulso Lopes. Calcio di punizione per il Corato, quindi arriva un'espulsione al 43esimo, espulso dalla panchina Lopes, ma seguiamo questo calcio di punizione con Schirone, morbido il pallone verso Scaringella di testa abruzzese che allontana Cesario, sbaglia l'appoggio Lombisani, partito Caputo a sinistra, lo vede Lombisani e da solo Caputo gira il pallone, la palla che viene recuperata da Celti quasi sulla linea di fondo dopo il tocco di testa di Pasqua di Biceglie. Siamo oltre il 45esimo, ci sarà da recuperare sicuramente almeno 3 minuti dopo l'espulsione e qualche altro stop dettato dall'arbitro. Giù Caputo, fallo di Celti, c'è il giallo anche per Antonio Celti, gara che sta diventando nervosa in questo finale di gara, è rimasto a terra Caputo. Sta fuori! Ragazzo! Fallo di Celti, calcio di punizione per il Canosa. Arriva staff medico per Leonardo Caputo. Siamo già a 1 minuto e 15 secondi oltre il 45esimo, spray magico per il ginocchio di Caputo, speriamo che possa rialzarsi e riprendere la gara. Momentaneamente in 10 il Canosa, soffrisce di questo calcio di punizione da Luiso, pallonetto verso Landini, Pasqua di Biceglie ancora da Luiso, Silla. Buono lo scambio in velocità, Lamine Sillà prova a calciare, segue la traiettoria del pallone con gli occhi. Simone, su questo tiro di Lamine Sillà. 47 i minuti di gioco. E finisce dopo 2 minuti il primo tempo 0-0, gara che si è un po' innervosita nel finale. Intanto arriva un altro aggiornamento dal campionato di promozione, vantaggio del Monte Sant'Angelo contro il Trulli e Grotte, rete di Melchionda. E allora noi ci separiamo, andiamo in pubblicità per l'intervallo, ci ritroviamo per il secondo tempo sempre su www.eventindiretta.it della gara tra il Corato e il Canosa. Secondo tempo di Corato Canosa 0-0, il punteggio parziale dopo i primi 45 minuti, gara piuttosto equilibrata tra le due squadre, espulso dalla panchina Lopes nel primo tempo, vediamo se ci sono cambi tra le due formazioni, non sembrano esserci cambi tra le due squadre dopo i primi 45 minuti, allora Corato con Simone tra i pali, Schirone e Pasqua di Biceglie agli esterni, Lopes e Celti mentre si parte. In questo momento, tra un fulmine, abbaglia il campo comunale Fausto Coppi di Ruvo. Dicevamo Lopes a salti, due centrali di difesa, Marolla e Riontino a fare da diga a centrocampo con Zingaro, mentre seguiamo questo tiro di sinistro di Caputo che si spegne oltre la linea di fondo, ma l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco su segnalazione dell'assistente numero 2.
Zingaro e Lomuscio, gli esterni, Scaringella e Cesario le due punte, dall'altra parte il Canosa con Camerino tra i pali, Calefato e Landini due terzini, con Pierchio e Abruzzese i difensori centrali, Silla e D'Aluiso a centrocampo con Di Molfetta largo a destra, a sinistra Caputo, Pasculli dietro Lombisani. Pasculli prova ad andare in percussione per vie centrali, errore da parte della difesa del Corato, il tiro di Di Molfetta, la risposta di Pietro Simone, si distende sul lato sinistro il portiere del Corato e sventa il tiro, la conclusione, la bella conclusione di Di Molfetta, che ricordiamo è un 99. Dopo 1 minuto e 17. Calcio d'angolo per il Canosa con Mattia Pasculli dalla bandierina. Palla all'interno dell'area sul secondo palo, c'è Abruzzese, il tiro da parte di Landini, la deviazione di Calefato all'interno dell'area di rigore. Palla che termina fuori. Continua a piovere incessantemente sul comunale di Ruvo, sul Fausto Coppi di Ruvo. C'è il rinvio del Corato, piove ancora più intensamente rispetto ai primi 45 minuti. Colpo di testa di Silla, Lomuscio, Calefato, Di Molfetta, Pasculli, un pinball all'interno dell'area del Canosa, poi Pasculli, Di Molfetta, si distende Calefato, il pallone messo in mezzo, c'è il break di Zingaro, Zingaro poi va verso Silla, ancora Calefato, il break di Riontino, lontana Schirone, di testa con Pierchio, Scaringella, lontana Landini, Asselti, ancora Landini, partito Di Molfetta, lo stop di petto di Molfetta, poi Asselti, spazza Schirone, non vuole rischiare l'esterno barese. Corato che in due partite di campionato consecutive ha come avversario anche la pioggia, e la pioggia è stato il motivo del rinvio, della sospensione della gara con il Reali City, che si riprenderà con il recupero dallo 0-0 nonostante il vantaggio firmato Lombardi. Rimessa laterale con la battuta di Calefato, la palla verso la punta Lombisani, riesce ad alzarsi Lombisani, prova a danzare sul pallone, Cesare con il tacco messo giù da D'Aluiso, c'è il giallo per Compierchio, anche se il fallo sembrava di D'Aluiso. Batte Riontino questo calcio di punizione. Silla. Arriva il raddoppio dell'Omnia Bitonto, rigore di Fumai, arriva anche il 2-1 della Fortis in casa della Scolisa Triano, la rete di Lo Iudice. Cambiano ancora due risultati. Con le mani Schirone, il tocco di Molfetta, sarà calcio d'angolo per il Corato. Trascorsi i primi 5 minuti di questa ripresa, 0-0, non cambia il punteggio qui a Ruvo tra il Corato e il Canosa. Sempre in diretta, www.eventiindiretta.it. Batte Schirone, palla corta, Lomuscio. Palla in mezzo, allontana Di Molfetta, poi
l'ultimo a toccare è un giocatore nero verde, sarà rimessa laterale per il Canosa. Nonostante il comunale di Ruvo sia in sintetico da quasi 10 anni e comunque sia stato costruito con dei metodi, soprattutto sulla distribuzione dell'acqua, il terreno è pesante. Occhio al pallone che passa, c'è la bandierina alta. Posizione di fuorigioco Caputo, alza la bandierina Giuseppe Insabato di Bari. Riontino, la sventagliata a sinistra dove c'è Zingaro, mette il pallone dentro Zingaro, non ci arriva nessuno, palla che attraversa l'area piccola, palla che termina fuori, oltre la linea laterale andrà a battere il Canosa. Tiro di Schirone, la palla addosso a D'Aluiso, ancora Schirone, ci riprova. Palla che sfila fuori. Rinvio del Canosa. La Mensilla che prontamente si rialza sul contrasto con Marolla. Tempaccio qui a Ruvo. La palla scivola con Caputo che prova a inseguirla. C'è la chiusura di Asselti che protegge il pallone. Rimessa laterale per il Corato. Canosa ci ha provato ancora sul out di sinistra con Caputo, sta cercando di sfruttare molto di più gli esterni rispetto al primo tempo. Squadra di mister Leonino che segue la gara dalla panchina. Con le mani Pasqua di Bisceglie, di testa Caputo, Pasqua di Bisceglie profondo, cerca Scaringella, Scaringella sfiora solo di testa, poi con Pierchio, ancora, anzi era Cesario, Cesario tocca per Schirone, buona la sterzata di Schirone, palla sul secondo palo, c'è il fuorigioco di Lomuscio, erano arrivati sia lui che Scaringella sul pallone, ma c'è il fischio da parte dell'arbitro. Pronto a rinvio il Canosa. Colpo di testa di Lomuscio. Riontino. Schirone. Zingaro, ancora Schirone. Pallone verso Lomuscio. Riesce a passare la sfera. Lomuscio gira in direzione Cesario, con un po' di difficoltà l'attaccante ruvese, alla fine perde il pallone. Caputo, lungo linea verso Landini, c'è il fallo di Marolla. Fischia l'arbitro, ancora verso la panchina del Corato.
arriva un'altra espulsione, questa volta del massaggiatore del Corato. Due espulsi dalla panchina. Calcio di punizione per il Canosa. Trascorsi 11 minuti di gioco. Abruzzese. Palla che schizza sui piedi di Riontino, poi Lombisani allontana il Corato. Di testa con Pierchio, Silla riesce a bere con una finta Marolla. Caputo, palla sull'esterno per Pasculli, prova a infilarsi in aria Pasculli, c'è la rimessa dal fondo, ultimo tocco dell'ex giocatore dell'Unione Calcio Biceglie che con l'Unione ha percorso tutte le tappe che hanno portato la squadra dei Pedone dalla prima categoria con la vittoria della Coppa Puglia fino all'eccellenza conquistata proprio contro il Corato nei playoff di 2 anni fa. Camerino, il rinvio. Anzi, scusate, era Simone il rinvio. Il calcio di punizione per il Corato, fallo nei pressi della linea di centrocampo, batte Riontino subito a destra dove c'è Lomuscio, riesce a bloccare Lomuscio, ma c'è Landini, attento, Pasqua di Biceglie, palla in aria, c'è il rinvio di Calefato e il fallo sul giovane terzino Gabriele Calefato. Corato che soprattutto lì davanti con quella forza, quel potenziale offensivo non è ancora riuscita a sbloccarsi appieno. Occhio a Cesario, Scaringella. Considerate che Scaringella è un giocatore che 2 anni fa ha realizzato 21 reti con la maglia del Gravina, mentre Cesario è uno che abitualmente si porta in doppia cifra. Sta lavorando molto su questa fase Vito Fanelli. Corato che ha realizzato solo una rete, quella a Molfetta, in una partita diciamo e mezza, più i 65 minuti odierni. Tanto a terra è finito Calefato. Si tocca il ginocchio Gabriele Calefato. Pronto a rialzarsi il terzino. Un po' claudicante Gabriele Calefato. Mentre andiamo a vedere se ci sono dei cambi per quanto riguarda i punteggi della promozione. Arriva il tris della Fortis Altamura con Colonna in casa dell'Ascoli Satriano. Asselti lancia, provato a servire Zingaro, però è troppo lungo per l'Andriese. La rimessa laterale, la battuta da Calefato che sembra essersi ristabilito dall'infortunio. Palla verso Lombisani. Duello con Fabio Lops, duello aereo che vince Lops, però tocca il pallone, lo mette fuori. Allontana Asselti, palla verso Cesario, tocco di Abruzzese, in due tempi Landini. Palla che viene fermata dal terreno di gioco, Calefato riesce comunque a toccarla, Landini, da Luiso, rubato il pallone a Pasculli da parte di Michele Riontino, Marolla,
in mezzo a tre riesce a disfarsi del pallone. Lops, l'ultimo tocco di Pascolli, aggressivo il Canosa, cerca di rubare il pallone al Corato nella propria, nella metà, metà campo del Corato. La rimessa laterale per i neroverdi con Schirone. Cerca Scaringella, Califato, Lomuscio, largo Cesario, lo vede Lomuscio, forse un po' lungo il pallone per l'attaccante ruvese che prova a rimanere in piedi. C'è il fallo da parte di Landini che è già ammonito. Fallo su Cesario, non sembra intenzionato ad estrarre il giallo il direttore di gara. Calcio di punizione sull'out di destra per il Corato. Quasi un corner leggermente più corto. Quando siamo arrivati al 16esimo, quasi 17 i minuti di gioco. Terra Beppe Cesario. Si è allentata la pioggia intanto. Terreno comunque pregno d'acqua e abbiamo visto gli effetti di questa pioggia sul terreno di gioco in alcuni punti, quelli dove l'acqua si è raccolta maggiormente la palla tende a fermarsi, in altri il pallone schizza come per esempio in precedenza con Caputo che è andato ad inseguire quel pallone che sembrava facile, invece è diventato molto difficile da recuperare. Calcio di punizione per il Corato, occhio ai saltatori, in area ci sono Scaringella, c'è Antonio Asselti, sono loro due i principali indiziati, c'è anche Marolla, Asselti che parte da lontano, pronto a battere il calcio di punizione. Schirone, palla sulla parte centrale abruzzese dopo il tocco di Lamin, allontana, poi il fallo in attacco del Corato, calcio di punizione Canosa. Con Pierchio, verso Pasculli, di testa Asselti, ritorna di testa, sembra Pasqua di Bisceglie. Lops, di testa con Pierchio, Riontino. Zingaro, seguito da Di Molfetta, su di lui anche Califato, passa il pallone ma c'è a fare filtro da Luiso, Silla. Lombisani, lotta con Lops, Di Molfetta, rimane a terra un giocatore del Corato, Pasculli, mette fuori Pasculli, con sportività. È rimasto a terra Michele Schirone. Colpito forse a una caviglia da Lombisani. Si rialza il terzino sinistro del Corato. Intanto arriva il primo cambio. Cambio per il Canosa, fuori Lombisani. Vediamo chi è il giocatore a fare il proprio ingresso in campo. Dovrebbe essere Zitoli con il numero 13, giocatore che da diversi anni veste la maglia del Canosa. E vediamo come cambierà l'assetto tattico della formazione canosina. Che Zitoli sembra essere andato a fare il terzino sinistro al posto di Landini, Landini invece che è andato a fare l'ala con Caputo che si è avvicinato a Pasculli, quindi probabilmente farà lui la prima punta. Landini, palla verso Caputo, sembrato quello più vivace dei due tra appunto Lombisani e Caputo. Caputo soprattutto in avvio di questo secondo tempo ha dato qualcosa in più.
Scaringella tiene il pallone, si allunga la sfera, Michi Scaringella, palla fuori. Scaringella l'anno scorso a Gravina, anche se la concorrenza lì davanti in eccellenza era davvero tanta, ha saputo ritagliarsi i suoi spazi e ha segnato 4 reti. Schirone, ultimo tocco del Barese, rimessa laterale, batte Calefato, vicino c'è la mensilla, Calefato cerca invece lungo linea Caputo, che si sposta rispetto a Lombisani più su tutto l'arco d'attacco, partito a sinistra. Questo sorta di 4-1-1 preparato da Mimmo Leonino. Pasculli, seguito da Schirone, riesce a conquistare il calcio d'angolo, il numero 10 della Canosa. Sembra non piovere più qui a Ruvo. Si è rischiarato il cielo. Pasculli di testa a Silla in due tempi. Simone, pericoloso la mensilla. Occhio al Corato con Scaringella, prova la finta, Scaringella non passa tra D'Aluiso e Abruzzese. Fischia l'arbitro, vediamo se ha concesso il calcio di punizione per fallo di Caputo oppure la rimessa laterale. Calcio di punizione battuto con il pallone sui piedi di Fabio Lopes. Marolla passa il pallone di testa con Pierchio, Landini, lo scontro con Lomuscio, il fallo di Lomuscio, calcio di punizione Canosa. 23esimo minuto, 0-0 il punteggio. Silla, palla sulla corsia di sinistra per il neo entrato Zitoli. Caputo, Pasculli, allora che termina fuori. Secondo tempo meno vivace rispetto al primo, dove soprattutto nella parte centrale abbiamo avuto modo di apprezzare una gara briosa con le due squadre che hanno creato anche le occasioni più importanti di questo match fino a questo momento. Pasculli, mentre dovrebbe essere arrivato il momento di Da Silva, oggetto misterioso, nel senso che non conosciamo il trascorso di questo giovane colored, però considerando il lavoro fatto da Leonino su Silla, anche se le caratteristiche sembrano diverse, soprattutto dal punto di vista fisico, c'è da fidarsi. Vediamo un po' quale sarà l'impatto del calciatore di colore del Canosa sull'incontro. Abruzzese, il lancio lungo, il colpo di testa di Asselti, la palla che termina fuori, rimessa laterale battuta con Landini e Caputo che vanno ad interagire, la palla in mezzo verso Di Molfetta, Zingaro, lancio verso Cesario, in vantaggio con Pierchio, mette fuori, non vuole rischiare il centrale difensivo del Canosa. Allora rimessa laterale per il Corato. Con le mani Schirone, Marolla, gira ancora dall'altra parte, c'è Lomuscio, Zitoli su Lomuscio, Lomuscio prova a sfuggire a Zitoli, ancora Lomuscio, tiene il pallone in campo, Lomuscio mette il pallone dietro, non c'è nessuno, arriva rimorchio, Schirone può andare a calciare, Schirone, arriva la conclusione di Schirone! Michele Schirone! 1-0
Gaetano Corato segna il terzino, che trova una palla sporca deviata da un giocatore del Canosa, la palla a palombella alle spalle di Camerino. 1-0 Corato, la rete di Michele Schirone al minuto numero 25. Spacca la partita il terzino del Corato. Una esultanza di cuore, di rabbia, quella di Michele Schirone. Schirone che ha fatto parte a più riprese della storia calcistica nero-verde, soprattutto con mister Lotito. Ora il cambio della Canosa, Leonino prova a mischiare un po' le carte, vediamo come si andrà a disporre con l'ingresso in campo del numero 17, Jonathan da Silva. Esce Caputo, a 0 Corato, minuto numero 27, vantaggio firmato da Michele Schirone. Zitoli, nato comunque tutto da un'iniziativa di Lomuscio sulla destra, iniziativa caparbia dell'esterno, pallone di Di Molfetta in mezzo, Schirone protegge bene la retroguardia nero-verde, palla per Cesario, con la coscia riesce ad addomesticare il pallone, ancora Cesario, segue nel panico per vie centrali, palla per Scaringella, il corpo di Scaringella che cerca di passare, ancora Scaringella, il tiro di Scaringella, la risposta di Camerino. Corato pericoloso con Scaringella che riesce ad aggirare il centrale del Canosa con Pierchio. Calcio d'angolo, 1-2 del Corato, dopo il gol anche questa occasione, palla centrale, comunque presente solido il portiere del Canosa Camerino. Calcio d'angolo, palla battuta all'interno dell'area di rigore, devia Scaringella, forse con la nuca, palla non lontana dallo specchio della porta. Dai Giuseppe, aiuto Giuseppe! Vediamo intanto se sono cambiati altri punteggi dopo il vantaggio del Corato. È arrivato il poker della Forte Saltamura con Ostacu. Vantaggio Spinazzola con la Rutiglianese 1-0. Bitritto in vantaggio sul Real City con la rete di uno dei protagonisti del campionato di promozione, ovvero Giovannielli. Con le mani Califato, di testa Riontino, da Luiso, Landini messo giù la Pasqua di Biceglie. C'è il giallo per l'ex giocatore del Sulmona. Ammonito Pasqua di Biceglie. Mezz'ora di gioco, 1-0 Corato, Schirone, 25esimo minuto. Calcio di punizione Canosa, con Pasquali che può andare a scodellare all'interno dell'area di rigore del Corato. Parte Pasculli, palla all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Abruzzese, non c'è deviazione nero-verde, quindi rimessa dal fondo. Ci ha provato l'ex Antonio Abruzzese, la sua centrale di Andrea, che anche lui da qualche anno veste la maglia del Canosa, anche se intervallata da alcune stagioni lontano dalla città canosina, come quella di Andria, dicevamo, dove non è stato protagonista ma comunque ha fatto parte della rosa che ha vinto il campionato di eccellenza e ha dato il via praticamente alla risalita nel professionismo della squadra andriese.
palla colpita di testa da Aluiso, Scaringella, il duello con Di Molfetta, il tocco di Calefato, la prima volta, la seconda volta, palla che termina fuori, rimessa laterale per il Corato con Zingaro che lascia Schirone. Ancora nessun cambio per il Corato nonostante la panchina si stia scaldando praticamente dall'inizio della ripresa. Cesario tiene il pallone sul bandierina, ultimo tocco di Cesario che tocca con la pianta del piede. Con le mani Calefato. Da Luiso, Calefato. Da Silva. Da Silva che sembra essersi posizionato in attacco, ovviamente caratteristiche differenti. Lombisani, punta centrale, vecchio stampo, giocatore dotato di fisico più rapido, invece Da Silva, almeno per quello che siamo riusciti a vedere in questi primi minuti. Di testa Da Luiso. C'è il fallo di Lopes su Da Silva. Pasculli voleva battere velocemente il Canosa. Si incarta con la coppia Pasculli Da Luiso. La formazione canosina. Fermato Scaringella, protegge il pallone molto bene Zingaro. Rimessa laterale per il Corato. Ci avviciniamo al 35esimo minuto, sono 32 minuti al nostro cronometro. Mentre accorcia con Sisse il Molfetta, quinto gol della Fortis, rete di Casale in casa dell'Ascoli Satriano. Risultato largo per la compagine altamurana. Sbaglia il cross Cesario, colpisce male la sfera. Rimessa dal fondo per il Canosa. Camerino. A Selfie, Lopes, Da Luiso, Di Molfetta, passa il pallone, Pasculli, contrasto con Schirone, ultimo tocco di Pasculli ma c'è il fallo, calcio di punizione per il Canosa che ora prova ad attaccare per andare a riempire il gap col Corato dopo il vantaggio di Schirone. Batte Landini da destra, andrà col sinistro Beppe Landini. Parte Landini, la palla sulla barriera, Zingaro, davanti non c'è nessuno, tutti nella metà campo del Corato, Da Luiso l'ultimo del Canosa, lontana il pallone, allora lascia sfilare per recuperare un po' di fiato Schirone per permettere al Corato di alzare il proprio baricentro. 35 minuti di gioco, 1-0 Corato Schirone 10 minuti fa. Rete del vantaggio, il tiro sporcato da un giocatore del Canosa. Scaringella, lotta con Silla, il fallo del senegalese, il calcio di punizione del numero 9 per il numero 9, Corato che batte con Riontino, allarga a destra, buono lo stop di Ilo Muscio, dentro il pallone, la palla colpisce il palo, poi con Pierchio allontana, vicino al gol del 2-0 il Corato con Cesario.
Ancora però da lodare l'iniziativa di Lo Muscio, che questa volta invece non si butta all'interno dell'area, ma preferisce andare con il cross sul secondo palo. Trova Cesario, Cesario che trova il palo, la termina poi lontano dall'area di rigore del Canosa dopo l'intervento di Compierchio. Riontino, testa a Selti, rimessa laterale Canosa con Landini di mano su Pasculli. Palla termina fuori. Intanto arriva un finale, arriva da Orduna Polignia con la vittoria del Polignia fuori casa. Finito anche il match tra Ascoli Satriano e Fortis Altamura, qui si è cominciato leggermente in ritardo rispetto alle 15.30, orario fissato. Calcio di punizione per il Canosa, fallo su Lamina Sillà. Occhio 2! Ammonizione verbale per Leonino intanto in panchina. Corato che non ha ancora effettuato cambi, probabilmente uno di quelli che poteva avere in mente soprattutto sullo 0-0, mentre c'è il giallo per Cesario. Poteva essere quello di Lopes, che però è stato espulso dopo un contatto diciamo verbale con Lombisani. Calcio di punizione Canosa con Pasculli, Mattia Pasculli ancora una volta a scodellare. Sulla linea ci sono sia Abruzzese, sulla linea alta dell'area di rigore, sia Abruzzese che Compierchio. Parte Pasculli, la palla direttamente in porta con Simone che allontana. Occhio alla conclusione di Landini, si salva il Corato con Lopes e Simone. Rimessa laterale per il Canosa, Califato da Luiso, ancora un pallone in mezzo di testa a Selti, Marolla, c'è il fallo di Marolla. Calcio di punizione, fallo su Di Molfetta. Pietra! Si arrabbia Riontino che è andato a strigliare Marol. Pasculli, vediamo se ritenterà la conclusione a sorpresa come prima o riproverà a scodellare. Ancora un tiro direttamente in porta, facile per Simone. Bravo Pasculla! 5 minuti alla chiusura del secondo tempo, più ovviamente il recupero. Simone va giù Zitoli, il calcio di punizione, un contatto minimo con Lo Muscio, portato Canosino ad andare giù. Intanto arriva il pareggio della Rutiglianese con lo Spinazzola, si gioca a Canosa mentre c'è la munizione per Scaringella, tanti gialli quest'oggi. Dicevamo il pareggio della Rutiglianese che ha riabbracciato un giocatore importante come Onni Colella da qualche giorno. Pareggio a Canosa con lo Spinazzola. Tra l'altro ha segnato un ex Corato catalano che ha giocato a Corato qualche anno fa con Valeriano Loseto allenatore. Torna a piovere,
leggermente questa volta, rimessa laterale per il Corato con Pasqua di Bisceglie. E a 5 minuti dalla fine il Corato non ha ancora effettuato cambi. Fallo su Cesario, calcio di punizione per i neroverdi. Batte Riontino, palla profonda, un po' di superficialità su questa punizione per Riontino, che è andato a buttare la sfera dalle parti di Camerino. Da Luiso, Abruzzese, Camerino, Riontino, Cesario, Abruzzese, c'è il giallo per Zitoli, rimasto a terra anche un giocatore del Corato. Sono 8 gli ammoniti totali più un espulso, anzi 2 espulsi, perché è stato allontanato anche il massaggiatore del Corato. Batte Schirone, palla girata da Scaringella! Miki Scaringella! Ancora sulla conclusione di Schirone, questa volta a sporcare la traiettoria di Miki Schirone e Scaringella. Il gol dovrebbe essere attribuito all'attaccante nero-verde. Gol che arriva al 43esimo. Nonostante la conclusione di Schirone, però è sembrata abbastanza netta la deviazione di Scaringella, che ha ingannato sull'ultimo metro Camerino. Intanto è arrivato un cambio, forse per il Canosa, infatti è così, terzo cambio per il Canosa, con l'uscita dal terreno di gioco di Beppe Landini e l'ingresso del numero 15, ovvero di Andrea Vecchigno, attaccante molto giovane, classe 99. Mentre anche Fanelli è pronto a effettuare il suo primo cambio. Da Luiso, con Pierchio, Pasqua di Bisceglie, fallo di Pasculli. Arriva il primo cambio per il Corato. Non riusciamo a leggere di qui il numero, fuori Cesario. E ora cercheremo di capire chi è il giocatore che sta entrando in campo. Intanto sono 4 i minuti di recupero. Siamo al 45esimo, si andrà avanti fino al 49esimo col Corato avanti 2-0. Dovrebbe trattarsi del numero 15, Riccardo Cardinale, giocatore che ha rilevato Cesario, centrocampista Cardinale. Rimessa dal fondo. Silla. Di Molfetta. Pasculli anticipato da Pasqua di Bisceglie, buona partita di Pasqua di Bisceglie sulla corsia di destra.
secondo gol ha di fatto rallentato molto i ritmi con il Canosa che si è spento. Canosa bene soprattutto nel primo tempo, poi piano piano, nonché Pecorato abbia fatto la partita nella ripresa, però è riuscita con Schirone e Scaringella a trovare i due gol del vantaggio, dell'1-0 e del 2-0. Un po' di confusione ancora con l'arbitro che tiene il gioco fermo. Calcio di punizione per i neroverdi. Asselti, la squadra di Bisceglie. Lops pressato da Silva e di Molfetta, allontana Simone, di testa da Luiso, Riontino ancora da Luiso, cerca Pasculli in mezzo a due, Pasqua di Bisceglie, si lascia sfuggire Pasculli che nel tentativo di anticipare Asselti allunga il pallone. Simone, Simone, rinvio abruzzese col petto, appoggia su Sillà. Zitoli, Pasqua di Bisceglie, ancora benzina nelle gambe il giovane terzino tranese. Un altro minuto e mezzo. Colpo di testa di Pasqua di Bisceglie, poi da Silva, Vecchigno, ultimo tocco di Asselti, rimessa laterale per il Canosa. Ultimo minuto di gioco con Zitoli, prova a scodellare con le mani. Da Silva tocca, allontana il Corato, poi abruzzese, prova a calciare non lontano dallo specchio della porta. Antonio Abruzzese. Pronto al rinvio estremo difensore del Corato, Pietro Simone, autore di un'ottima partita quest'oggi, portiere andriese. Allontana Pasqua di Bisceglie, ultimi scampoli di partita. Abruzzese, c'è il fallo di Antonio Abruzzese. E probabilmente su questo calcio di punizione si chiuderà la partita, vediamo se l'arbitro lo farà battere, sicuramente 30 secondi aggiuntivi, anche se il Corato vorrebbe operare ancora un cambio, un doppio cambio per gli ultimi secondi. Batte Marolla, la palla deviata, Camerino. Finisce qui la partita, il Corato vince la sua prima gara con Fanelli in panchina dopo la sconfitta 3-1 col Molfetta, dopo l'1-0 poi sospesa la gara con il Real City. Una vittoria importante contro il Canosa di Mimmo Leonino. Un vantaggio, il vantaggio è arrivato nel secondo tempo al 25esimo con la rete siglata da Schirone, poi nella finale il gol di Scaringella sulla conclusione, sul calcio di punizione dello stesso Schirone. Allora noi ringraziamo voi che siete stati in ascolto, avete visto la diretta su www.eventiindiretta.it, ovviamente gli sponsor che passeranno anche nella, dopo la chiusura del nostro collegamento, e noi vi ci risentiamo poi per ancora dirette dai campi dei dilettanti su www.eventindiretta.it.